Bonaiuti, due palafrenieri del Cavaliere degli Anni d'Oro, quelli dei successi elettorali. Sempre accanto a Berlusconi per fede politica, dipendenza ideologica e a volte anche personale. Le poesie di Bondi avranno rime diverse, Bonaiuti riserverà ad altri le sue battute fulminanti, una frattura dolorosa per i fedelissimi di Arcore. La decisione fa discutere multe a chi offre cibo e bevanda ai clochard che dormono nelle vie del centro storico di Verona. Il sindaco Tosi ha ascoltato le lamentele dei cittadini, ma le ronde della carità insistono e nonostante le sanzioni continueranno nella loro opera di sostegno. Era in turno nella notte di dicembre del 2007 alla linea 5 della Thyssen di Torino. Lui si è salvato dopo aver visto morire i suoi 7 compagni di lavoro. Antonio Boccuzzi è ora al suo secondo mandato parlamentare con l'impegno di non dimenticare il tema delle morti bianche, l'ombra nera sui lavoratori italiani. È sotto la protezione delle leggi italiane Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako, ha voluto incontrare i giornalisti a Roma, città dalla quale fu cacciata poco più di un anno fa insieme alla figlia più piccola. L'Italia ora le ha concesso l'asilo politico, ma la vicenda di quell'espulsione ha ancora qualche aspetto poco chiaro. È il New York Times a criticare la scelta di santificare Papa Giovanni Paolo II. Per il quotidiano USA, Carol Wojtyła avrebbe difeso 2 prelati coinvolti in acclarati casi di pedofilia. Gli Stati Uniti sono il paese dove si sono aperte numerose inchieste sui preti pedofili con il consenso e l'appoggio dell'opinione pubblica. Abbiamo sentito il parere di Famiglia Cristiana. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a questa nuova edizione delle TG Cronache. Dunque, prima l'addio di Paolo Bonaiuti, lo storico portavoce di Silvio Berlusconi che ha formalizzato l'approdo nel nuovo centro-destra, poi è stata la volta di Sandro Bondi, un altro fedelissimo del Cavaliere che ha manifestato tutto il suo disagio, il disagio che si vive all'interno di Forza Italia, salvo poi confermare la lealtà a Berlusconi. Fatto sta che le posizioni di entrambi, da sempre molto vicini al Cavaliere, forniscono una ulteriore fotografia di quello che sta succedendo all'interno di Forza Italia, di tutte le lacerazioni che poi rischiano di esplodere dopo le elezioni europee. Lo scoramento nel vedere il nuovo che avanza intorno a Silvio Berlusconi e l'atmosfera che non è più la stessa. I casi Bondi e Bonaiuti, secondo l'ex direttore del TG4 Emilio Fede, un altro della vecchia guardia, intimo fino al punto da essere tra i pochissimi uomini ammessi al Bunga Bunga di Arcore, conosce entrambi e legge così lo strappo a pochi giorni di distanza dei due fedelissimi del Cavaliere. La fine di una storia, ma non la fine dell'amore. Un amore iniziato tanto tempo fa, rafforzatosi negli anni dei successi elettorali fino alla caduta. Quei maledetti toscani, uno Sandro Bondi da Fivizzano, provincia di Massa Carrara, l'altro Paolo Bonaiuti da Firenze, un passato comunista e un futuro con Berlusconi dalla discesa in campo in poi. Il politico poeta Bondi, il segretarissimo, quello che aveva per le mani le questioni riservate dell'ex presidente del Consiglio e responsabile della comunicazione Bonaiuti, visibile in quasi tutte le inquadrature delle uscite pubbliche, sempre un passo indietro al capo. Sono gli anni dell'ascesa politica, delle vittorie, nei talk show televisivi le loro facce, la loro difesa del premier non è mai mancata. Ho lavorato con lui nella vita privata, gli sono stato accanto nella vita politica, credo di conoscerlo bene. È una persona, come tutti gli italiani hanno ormai compreso, una persona, un uomo che ama la vita. È una persona generosa, è una persona che rispetta tutti. Questo è Silvio Berlusconi che io conosco. Poeta, ex militante della FIGC, convertito al berlusconismo, Bondi è stato coordinatore di Forza Italia prima e del PDL poi, ministro per 3 anni dei beni culturali, maldestro nel gestire il caso dei crolli di Pompei, ha vissuto per anni di giorno nella villa di Arcore, tra una poesia e un'ospitata in TV, conosce bene il Cavaliere, tanto da rimanere spiazzato lui stesso. Il 2 ottobre del 2013 il Senato si vota la fiducia al governo Letta e il suo intervento contro il governo nascente. Durissimo. Voi fallirete. Voi avete dato vita ad un governicchio. Voi avete ottenuto un unico risultato sulla pelle del Paese, quello di spaccare il popolo della libertà.
Ma qualche minuto dopo, a sorpresa, il cavaliere vota la fiducia. Fallirete, diceva Bondi in quell'intervento, lo stesso termine fallito l'ho usato nella lettera dello strappo, in riferimento però a Forza Italia è fallita, ha scritto nero su bianco, la bomba esce sul quotidiano La Stampa nel giorno della firma all'ufficio esecuzione penale di Silvio Berlusconi. Chi lo conosce sa che da tempo l'ex coordinatore era amareggiato al punto, aveva detto in un'intervista al Corriere della Sera alla sua compagna Manuela Repetti, da non frequentare il Senato da 5 mesi, continuando però, si potrebbe aggiungere, a prendere lo stipendio da senatore. L'addio di Bondi fa più male rispetto a quello di Paolo Bonaiuti, uomo ombra e capo della comunicazione per 18 anni, ruolo per il quale aveva lasciato la vice direzione del Messaggero. Quando 10 giorni fa ha lasciato Forza Italia per passare al nemico Angelino Alfano e il nuovo centrodestra, Berlusconi gli ha prontamente rinfacciato, lui che era sempre presente, di non essere neanche andato a trovarlo al San Raffaele, dove era stato ricoverato all'inizio del mese per un'operazione al ginocchio. Dietro l'addio ci sarebbero incomprensioni, gelosie, accuse di tradimento. Uno, Bonaiuti, è andato, l'altro, Bondi, dopo aver lanciato il sasso ieri sera, ha fatto sapere di essere stato frainteso e di non aver mai messo in discussione la sua fedeltà. Dudu insegna. Ed è un caso l'ordinanza del sindaco leghista di Verona, Tosi, che prevede una multa per chi dà da mangiare ai clochard che si trovano nel centro storico di Verona. Secondo Tosi la situazione era diventata ingovernabile, comunque in città non mancano delle strutture di accoglienza. Nell'occhio del ciclone quindi sono finite tutte quelle associazioni di volontariato, in Italia sono molte, che si occupano appunto degli indigenti. Un gesto di carità e solidarietà, portare cibo e coperte a chi ne ha bisogno può costare caro. Con un'ordinanza il sindaco di Verona, Flavio Tosi, vieta di svolgere ogni attività di distribuzione ai clochard nel centro storico della città. Chi trasgredisce rischia fino a 500 euro di multa. Queste aree sono divenute negli ultimi mesi ritrovo e zona di bivacco permanente di numerose persone senza fissa dimora, spiega il primo cittadino leghista, ostruendo, aggiunge, luoghi sottoposti a vincolo monumentale e l'ingresso di importanti esposizioni. Sotto le mura scaligere e non solo si scatena il dibattito. Le ronde della carità che portano cibo e coperte ai senza fissa dimora di molte città italiane protestano, spiegando che nella stagione turistica i senza tetto si allontanano spontaneamente dalle zone più visitate di Verona. Sono loro che scelgono di andare in questo posto e noi andiamo dove c'è il problema, dove sappiamo che queste persone sostano e che hanno bisogno. Sarebbe il caso che le associazioni e il comune insieme decidessero quale strategie poter usare, un po' come facciamo noi qui al comune di Milano. Devo dire che noi questo problema non l'abbiamo. Del resto Tosi, sindaco di Verona al secondo mandato, rieletto 2 anni fa con oltre il 57% dei voti e ora in corsa per le elezioni europee del 25 maggio, con questo gesto non fa che confermare la sua ben nota linea di sindaco sceriffo, strada inaugurata nel 2006. Appena eletto, e quella volta i consensi superarono il 60%, chiuse il campo nomadi. Già durante la prima giunta fece installare panchine anti-clochard, idea poi copiata anche a Roma dalla giunta Alemanno. I braccioli in mezzo avrebbero dovuto impedire di sdraiarsi, ma evidentemente chi non ha altro posto per dormire si sa adattare. L'ordinanza di Tosi è partita dalle proteste dei residenti del centro storico contro i bivacchi sotto le loro finestre, ma non è detto che il provvedimento serva davvero a far cambiare abitudini a chi fa della strada la sua casa. È normale che loro scelgano le stazioni, scelgono i centri storici, ma proprio perché si sentono più sicuri, non scegli il posto, la vietta nascosta dietro il coso dove se mentre stai dormendo magari qualcuno ti aggredisce. Verona non è l'unico comune che si è mosso per cercare di dare confini ai senza tetto. Sindaci di differente colore politico hanno preso provvedimenti simili. A Padova la giunta di centrosinistra, in scadenza visto che si voterà con la tornata elettorale di maggio, ha istituito un servizio antidegrado. I vigili in turno di notte devono svegliare e far sloggiare i clochard dal loro giaciglio improvvisato. Alcune zone della stazione ferroviaria un anno fa sono state recintate col filo spinato per tenere i senza tetto lontani dallo sguardo dei viaggiatori. A Treviso e Trieste le panchine sono state addirittura rimosse da alcuni parchi, forse scontentando anche altri frequentatori che un tetto ce l'hanno.
Come un caso ancora poco chiaro che ha sollevato un polverone di polemiche, quello di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako che è stata prelevata nel maggio scorso dalla sua villa di Roma con un blitz della polizia e poi riportata in Kazakistan. E come sapete ci furono interrogazioni parlamentari, sia il ministro dell'interno Alfano che il ministro degli esteri Bonino riferirono anche in Parlamento. La donna che ha ottenuto asilo politico in Italia questa mattina ha tenuto una conferenza stampa e ha incontrato i giornalisti. Sentite. Shalabayeva o Shalabayeva? Shalabayeva, Shalabayeva è uguale, fate voi, dice a proposito dell'accento del suo cognome. Agli occhi lucidi sprizza di gioia Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, finita al centro di un intrigo internazionale, ha da poco ottenuto lo status di rifugiata ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra. La settimana scorsa l'Italia le ha concesso asilo politico per 5 anni, rinnovabili alla scadenza. Potrà vivere protetta nel nostro paese insieme alla figlia Alua. Stamattina la sua prima uscita pubblica. Sono molto contenta, voglio ringraziare l'Italia per la protezione che mi è stata offerta. Non ho potuto contare sul sostegno del mio paese, il Kazakistan, dove il regime è ancora al potere. Sono entusiasta e ringrazio il popolo italiano anche a nome di mia figlia Alua. Ora vorrei aiutare tutti coloro che soffrono a causa delle dittature, sostenere chi subisce le conseguenze delle violazioni dei diritti umani. Tutto cominciò nel maggio dello scorso anno, il blitz a Casal Palocco che proiettò questa lady kazaka al centro delle cronache. Su segnalazioni delle autorità del suo paese, agenti di polizia entrarono nella villetta alle porte di Roma, prelevarono la donna e la sua figlia Alua. C'era il cognato, ma del marito, ricercato dall'Interpol per frode, non fu trovata traccia. Accusata di possesso di documento falso, un passaporto centrafricano, nel giro di 3 giorni la donna fu rimpatriata nel suo paese, dove per 7 mesi è stata sottoposta a pesanti limitazioni della libertà. Lei così ricorda quella giornata. Di quel blitz ricordo in particolare un tizio che ha iniziato a picchiare mio cognato e un altro uomo che aveva una grossa catena d'oro e che gridava battendosi il pugno sul petto: io sono un mafioso, noi siamo mafiosi. Non capivo che tipo di rapporto ci fosse tra loro, non indossavano nessuna divisa ma erano armati. In particolare il tipo che gridava io sono un mafioso ha fatto un gesto molto eloquente nei confronti di mio cognato, il gesto della gola tagliata. Sulla sua espulsione dall'Italia e sulle procedure di quel rimpatrio che sollevò un fiume di polemiche e fece tremare i piani alti del Viminale, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in cui Alma Shalabayeva figura come vittima e come indagata per la storia del passaporto falso. Con la concessione dell'asilo politico l'Italia ha riscattato la pagina buia del suo rimpatrio forzato, sostengono i legali. Sì, è stato riconosciuto l'asilo politico con una procedura molto rapida rispetto a quelli che sono gli standard, quindi lo Stato italiano ha mostrato e la Commissione territoriale per lo Stato di rifugiato in particolare ha mostrato una grande sensibilità e dopo la tragedia che la signora Shalabayeva con la figlia avevano vissuto, nota vicenda, e devo dire che è stato un modo del nostro Paese per riscattarsi, per recuperare un ruolo significativo sul piano internazionale. Ora Alma Shalabayeva chiede di poter tornare a riunire tutta la famiglia, 3 figli sono in giro per il mondo e il marito, Ablyazov, 50 anni, ex banchiere e dissidente, accusato di essersi appropriato di 6 miliardi di dollari della banca kazaka che aveva fondato prima della nazionalizzazione, è stato arrestato a Cannes lo scorso luglio e da allora è detenuto in isolamento in Francia. Nei suoi confronti pende una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità russe e ucraine. In questi giorni, lo saprete, ha tenuto banco il tema del segreto di Stato su alcuni fatti che hanno insanguinato il nostro paese. Guido Salvini, attuale GIP di Cremona, è stato il magistrato che ha riaperto il processo sulla bomba di Piazza Fontana. Il modo migliore di preservare un segreto non è opporlo alla magistratura, ci dice, al contrario, è meglio lasciare che le carte si perdano e i casi non mancano.
Servirà a qualcosa il provvedimento del governo che toglie il segreto sulle carte classificate relative alle stragi di Ustica, Peteano, Italicus, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Gioia Tauro? Lo abbiamo chiesto a chi dell'argomento se ne intende davvero. Guido Salvini, per anni magistrato a Milano, ora giudice per le indagini preliminari a Cremona, spesso si è trovato a indagare sullo Stato per conto dello Stato. È stato lui alla fine degli anni Ottanta a riaprire il processo sulla bomba nella Banca dell'Agricoltura a Piazza Fontana. Partendo da lì, da un collegamento all'altro, ha seguito il filo degli attentati degli anni nella strategia della tensione, indagando sul ruolo dei servizi segreti e sui legami fra destra eversiva e apparati dello Stato. Molto difficilmente, quando noi magistrati abbiamo indagato negli anni scorsi su Piazza Fontana, su Piazza della Loggia, sulle altre stragi, abbiamo chiesto un singolo documento e qualcuno, ad esempio i servizi segreti, ce l'hanno negato, ci hanno detto non ve lo diamo. Quello che è stato fatto è invece rendere irrintracciabile, confuso, impossibile il recupero di una serie di atti importanti su un argomento che i magistrati avevano interesse a vedere. Non esiste un cassetto con su scritto segreto dove sono contenute tutte le risposte ai misteri e che finalmente può essere aperto. Per evitare che la verità venga a galla esistono metodi più efficaci. Il modo migliore per preservare un segreto non è opporlo, non è dire ai magistrati guardate che abbiamo queste carte e non ve li diamo. Il modo migliore è semplicemente lasciare che queste carte si perdano, non si trovino. Pensiamo al cosiddetto armadio della vergogna, che era veramente un armadio, abbandonato negli scantinati della Procura Generale Militare di Roma, con le ante contro il muro, in modo che non si poteva aprire, in cui erano contenuti i fascicoli di oltre 600 stasi nazifasciste del 1944-45 con migliaia di morti. Nell'elenco di Renzi delle stragi su cui sarebbe opportuno far luce ce n'è una poco conosciuta, quella del treno del sole a Gioia Tauro il 22 luglio del 1970. Inizialmente si tentò di far passare la cosa come un incidente ferroviario, poi nel corso delle nostre indagini, grazie alla collaborazione di elementi dell'Andrangheta che erano collegati con la destra avversiva, si scoprì che era stato emesso un mezzo chilo di esplosivo sulle traversine e quindi fu una strage completamente dimenticata. Trovammo qualche carta proprio nell'archivio abbandonato del Ministero degli Interni di Viappia, ma sicuramente è un caso su cui si può ancora lavorare. Anche se le carte indicate dal governo con ogni probabilità sono già state trasmesse a suo tempo alla magistratura e alle varie commissioni d'inchiesta, renderle pubbliche potrebbe essere un passo avanti verso la trasparenza. Ma alcuni archivi che coinvolgono i segreti di altri paesi, soprattutto alleati, potrebbero restare chiusi. Credo che sia importante approfondire la consultazione anche di archivi che possono portarci a risvolti internazionali. Per esempio, un archivio importantissimo è quello del Ministero degli Affari Esteri, che contiene i carteggi con i servizi segreti degli altri paesi e della NATO. Mai archivi mai studiati, mai dissodati. E penso a collegamenti che sono emersi dalle indagini mie e di altri colleghi, ad esempio in Piazza Fontana, quando risultò il contatto tra gli ordinovisti, gli uomini di ordine nuovo veneti e le basi americane del Veneto, e penso ovviamente a Ustica, in cui c'è un'indagine ancora aperta. Quindi c'è anche la possibilità di mettere un occhio su uno scenario di tipo internazionale. Ma quante e quali carte saranno trasmesse agli archivi di Stato? Qualcuno dovrà ordinarle e individuare quelle che corrispondono ai criteri indicati dal governo. Il compito è stato affidato a una commissione composta solo da funzionari dei servizi segreti. E ora veniamo alla sentenza della Cassazione che dovrebbe arrivare stasera probabilmente sulla tragedia della Thyssen, quando nel 2007 a Torino morirono tra le fiamme 7 operai. Una complessa vicenda giudiziaria cominciata con una sentenza di primo grado, una sentenza che fu definita storica perché condannò praticamente in primo grado i vertici della Thyssen per omicidio volontario. Poi ci fu la sentenza di secondo grado che tolse il dolo. Poco fa il procuratore generale della Cassazione ha chiesto la conferma delle pene ridotte in appello per i dirigenti e l'amministratore delegato responsabile dello stabilimento. In aula c'è anche Antonio Boccuzzi, che è l'unico operaio sopravvissuto e adesso è un parlamentare
del Partito Democratico. Era un operaio della ThyssenKrupp di Torino ed è l'unico superstite dell'incendio che la notte del 6 dicembre 2007 uccise 7 colleghi. Da 6 anni Antonio Boccuzzi è deputato del Partito Democratico. Nel 2008 Veltroni lo volle capolista anche per rispondere a chi sosteneva che il PD non poteva permettersi di non portare almeno un operaio in Parlamento. Per Boccuzzi la sicurezza sul lavoro diventa subito l'obiettivo principale. La mia missione, la chiama lui, per evitare il ripetersi di drammi come quello della ThyssenKrupp. Oltre che lavorare in Parlamento, gira l'Italia per convegni e iniziative sul tema della sicurezza. Sento di avere una grossa responsabilità, racconta. Gli operai non sono rappresentati se non dal sottoscritto. Oggi il suo stipendio è ben diverso da quello che prendeva nello stabilimento di Torino, ma Boccuzzi tiene a sottolineare che lui è quello di sempre, con un appartamento in affitto e un'utilitaria. In memoria dei compagni morti in acciaieria, ha presentato una proposta di legge per l'istituzione di un giorno della memoria delle vittime sul lavoro. Oggi Antonio Boccuzzi attende davanti alla Cassazione l'arrivo della sentenza definitiva sulla strage. Credo che questa possa essere l'unica risposta adeguata per i genitori, le sorelle, le mogli di chi ha perso la vita quella notte. La loro vita si è completamente modificata, loro passano le loro giornate al cimitero. Una mamma mi ha fatto una battuta che ancora oggi mi fa rabbrividire, che la Thyssen ha tolto ai figli un lavoro, ne ha dato uno nuovo a loro, quello di andare a mettere i fiori e curare le tombe dei loro figli. Credo che questo sia drammatico e non è sintomo di un paese civile. Credo che la sentenza di primo grado era una sentenza che rispondeva bene a questa domanda. Si era riconosciuto l'omicidio volontario con il dolo eventuale, poi inspiegabilmente derubricato in colpa grave e ridimensionate le pene nel processo di appello. Questo è per noi è incomprensibile e inaccettabile, per questo ci auguriamo che la Cassazione possa ripristinare la sentenza di primo grado. Le fiamme che si sprigionarono nei locali dello stabilimento furono conseguenza dell'assenza delle misure di sicurezza. Ha sempre sostenuto in questi anni la Procura di Torino. Subito dopo l'incendio, gli ispettori dell'ASL avrebbero riscontrato ben 116 violazioni. Sono stati momenti drammatici, per me un'eternità, probabilmente pochi minuti. Un piccolo incendio che si è trasformato in un inferno, che ha inghiottito i miei colleghi, i miei amici, 7 vite, 7 famiglie, perché poi il dolore ha trascinato anche le famiglie in quella tragedia. La Thyssen aveva deciso l'anno precedente di chiudere lo stabilimento di Torino, di conseguenza hanno smesso sostanzialmente di investire sul sito e a mio avviso anche sulla sicurezza sul lavoro, erano diminuite le manutenzioni, le pulizie, come è stato anche dimostrato nel corso del processo. Questo sicuramente ha a mio avviso favorito purtroppo lo sviluppo di quell'incendio. Ed è proprio questo l'aspetto al centro della lunga vicenda giudiziaria, se è stata davvero la mancanza di investimenti la causa della tragedia della ThyssenKrupp. A 3 giorni dalla santificazione di Wojtyla, che avverrà come sapete domenica prossima in piazza San Pietro insieme a quella di Giovanni XXIII, arriva l'atto di accusa di un autorevole quotidiano New York Times che nei confronti di Giovanni Paolo II, colpevole secondo il quotidiano statunitense di aver chiuso gli occhi di fronte agli abusi sessuali nella Chiesa, in particolare nei confronti di 2 prelati coinvolti in casi di pedofilia. L'uomo che ha coperto per 3 decadi in maniera grottesca lo scandalo sulla pedofilia non è un santo. È l'accusa durissima del New York Times al Papa polacco che verrà canonizzato fra 3 giorni a Piazza San Pietro. Arriva da le più quotate opinioniste americane, Maureen Dodd. Papa Wojtyła ha meriti indiscussi, scrive la giornalista, per il suo ruolo nella caduta del comunismo e per aver criticato il capitalismo sfrenato proprio durante il suo viaggio negli Stati Uniti, anche se, fa un inciso la Dodd, ha incoraggiato lo stile di vita principesco dei suoi cardinali. La vergogna più grande di Giovanni Paolo, secondo l'opinionista, è l'aver dato rifugio in Vaticano al cardinale Bernard Francis Law, l'uomo che ha consentito che avvenissero nella sua diocesi
degli episodi più gravi di pedofilia. Ma l'atto più grave e indimenticabile, dice la giornalista del New York Times, fu la difesa ad oltranza del prete messicano Maciel Degollado, fondatore dei Legionari di Cristo, un pedofilo, un donaiolo, drogato. Il sacerdote commise una serie di abusi sessuali su seminaristi adolescenti, alcuni al di sotto dei 12 anni, ed ebbe da due donne diversi figli che lo accusarono di pedofilia. Per la giornalista Giovanni Paolo II non indagò abbastanza. La Chiesa cattolica ha delle conferenze episcopali, dei consigli pontifici, a dei dicasteri, bisogna capire esattamente quello che arriva al Papa e dunque quello che è arrivato a Carlo Wojtyła. Se si è arrivati alla proclamazione della santità di Carlo Wojtyła è perché a conti fatti qualunque tipo di ombra è stata fugata. Non è certo la prima volta che negli Stati Uniti Papa Giovanni Paolo II viene giudicato severamente per le sue posizioni contro la pedofilia, ritenuto troppo morbide nei confronti di quella che è stata una vera piaga nella Chiesa americana. Cronologicamente sono partiti prima, i casi esistevano, erano diffusi, c'è stato un momento in cui si faticava ad avere le scuole cattoliche frequentate, piuttosto che diminuivano di molto i ragazzi negli oratori, perché in maniera in parte vera, in parte incontrollata, in parte come dire, strumentale, si è agitato questo problema. La Chiesa se n'è fatta carico via via in maniera più esigente, più ferma, già col pontificato di Wojtyła e poi via via con i pontificati di Benedetto XVI e di Francesco. Benedetto XVI e poi Papa Francesco, la Chiesa ha sicuramente scelto una posizione più dura contro la pedofilia. Fu Ratzinger ad allontanare dalla Chiesa 380 preti tra il 2011 e il 2012 che avevano commesso abusi sessuali su bambini. Successivamente Papa Francesco ha posto la lotta alla pedofilia come uno dei cardini del suo pontificato. Via via è cresciuta l'esigenza di prendere le distanze anche pubblicamente. Anche pubblicamente, quindi non soltanto un allontanamento nel silenzio, ma una denuncia pubblica. Luci e ombre su Papa Giovanni Paolo II, che ha un merito indiscusso, fu lui ad istituire con motu proprio nel 2001 il delitto di pedofilia nella Chiesa. Ci fermiamo adesso, tra poco. Non ci sono notizie di rilievo dell'ultima ora, vi ricordo come sempre il nostro sito tgla7.it, Tg Cronache torna domani alle 14, buona giornata.